il bastardo. Arrivano dal canale dopo. E vediamo un po'. Dunque, ciao amici, eccoci qua. Avete visto il primo pezzettino di manovra, ma di lavoro, di spostamento, perché volevo spostare e mettere diversamente appunto il serbatoio della casetta, questo qui da 500 litri, e da quello che ho notato dentro è veramente schifoso. Quindi devo fare comunque in modo che non mi entri più nulla, soprattutto le lucertole che ho trovato morte e annegate dentro. Quindi il bidoncino che faceva da filtro davanti, per capirci, non è sufficiente e io dovrò andare effettivamente a crearmi una... Intanto mi sto spostando per farvi vedere quello che vi ho detto. Il serbatoio è penoso, quindi devo comunque prendere dei provvedimenti. Perché il problema non è l'acqua piovana in se stesso che andrebbe deviata comunque nel momento in cui nelle prime ore piove e mi lava il canale, il tetto, ma in realtà questo lo posso fare io manualmente finché non mi crei, mi creo un bypass. Però ecco, l'importante è che perché l'acqua rimanga buona, che non venga contaminata dalla presenza di animali o foglie o arbusti, piccole foglie, cose che cascono comunque all'interno del serbatoio. Dunque, cosa farò per questo? Discorso acqua lo faccio successivamente, quindi per il momento lo riposo ancora lavandolo e cerco di tapparlo il meglio possibile. Poi in futuro penserò appunto come deviare il primo flusso, la prima acqua, come dicevo, e immagazzinare poi la seconda. In quella posizione ci può stare anche una cisterna più grande, questo è il motivo per cui ho messo sotto la pedana. In quella manovra lì, in quella maniera lì. E già che siamo collegati, vi faccio vedere perché non ho iniziato adesso a lavorare, ma già un po' che stamattina, che traffico, con picco, pala e cose varie, e sto uscendo in questo caso dal cancelletto, vi porto all'esterno della casetta, siamo all'esterno, ho dovuto fare tutto quello scavo lì, confine, perché l'alluvione dell'ultima volta da questo bellissimo campo lavorato che ha la pendenza da questa parte, loro non si preoccupano comunque di trattenere le proprie acque e provocano danni ai vicini. Quindi qui c'è stata un'esondazione che mi è arrivata giù fino in casetta. Ho un video di questa cosa, ma non l'ho posto perché si sente il mio sottofondo che inveivo contro ogni creatura della terra. Pazienza, dopo qua l'ho liberato tutto, ho fatto un po' di rivetta comunque contro la rete e poi questa mattina per finire ho posato il che la dice lunga su quello che è il mio rapporto con il mondo esterno, ho messo questo vedo non vedo, questo ombreggiante appunto, sarà adesso un affare di Stato andare a finire, dovrò poi nei prossimi giorni dargli un'occhiata, una pulita, l'ho già provato con l'acqua, ho visto che ha scolato comunque perfettamente bene, va solo ripulito un pochino ancora nei punti dove ho visto che si è fermata un pochettino di acqua e fine del cinema. Torniamo dentro, poi dovrò, ecco, scusatemi, dovrò togliere tutte queste tavole e schiodarle perché sono state inchiodate perché non avevo delle viti così lunghe quando l'ho fatto a suo tempo ed era fatto provvisoriamente per mettermi, per darmi la possibilità di entrare in casetta col motocarro. Però io dovrò liberarlo e andare a ripulire chiaramente tutto il fango che mi hanno riversato nel fosso la settimana scorsa. Basta chiacchierare, rimetto il cavalletto in posizione, facciamo ancora qualche pezzo di video, magari mettiamo un po' di musica, nel frattempo lavo il serbatoio e avanti tutta così.
qua, l'ho visto in prospettiva per come è fatto il pezzo di cortile, sta meglio così per il lungo che vi girato di traverso. Dai, vi svelo il segreto. La base è l'idea di quella di mettere un orcio. Non so se ci avete presente quei serbatoi fatti a forma di vaso, si chiama orcio appunto. L'idea è fare quello. Al momento però mi devo accontentare di quello che ho. Adesso modifichiamo il coperchio. Per il coperchio ho pensato di prendere questo tappo che avevo già in giro, che non mi serve, andava buttato, e incastrarlo qua. Per farlo devo tagliare questi dentelli, col seghettino gli do un colpetto ai dentellini finché mi vado ad avere l'appoggio della cartellina qua di appoggio. L'intenzione che avevo, quindi adesso appoggia perfettamente e io addirittura al di sotto posso andare anche a siliconarlo, fermarlo proprio in maniera stagna. Poi dovrò mettere comunque uno sfiato a quel foro là, quindi faccio comunque un pezzettino di tubo con su una retina fine anche lì che faccia da sfiato, perché almeno una vasca quando butta dentro acqua sfiatta comunque l'aria che c'è all'interno senza fare movimenti sul coperchio. Non mi sembra malaccio come lavoretto, sta venendo abbastanza bene, è che adesso da questa parte gira sole e io, sapete cosa vi dico, pianto qua e aspetto che venga un po' più fresco, anche a costo di riprendere domani mattina le opere, perché tanto, come ho sempre predicato in tutti i miei video, o comunque nella gran parte di quelli che lo sanno, che hanno già capito come la penso, corri ad agio, mi raccomando, corriamo tutti quanti ad agio e la fretta è l'ultima dei miei pensieri proprio. Va bene, metto in pausa. In quello che si vedeva prima che montavo il pescante, diciamo, ho utilizzato questo filtro Y, quindi avrò comunque un filtraggio in uscita nel momento in cui pesco, prima di andare a riempire il vaso di prima raccolta, il quale ha già comunque un filtraggio anche lui. E ho montato insieme questi due flessibili d'acciaio inox, quindi immersi nell'acqua non danno nessuna noia, nessun problema. Il flessibile più basso appunto arriva a un da terra, adesso dal fondo sono circa 5 cm, quindi non va a pescare comunque a fondo completo. Adesso vi spiego un attimino questo pezzo che ho fatto. Praticamente abbiamo visto che fino adesso questo qui era il coperchio, quello che andrà il tappo, diciamo, di quello che era il vecchio filtro. Avevo bisogno di un innesto a bicchiere che mi permettesse cioè l'ingresso nel filaggio, diciamo, di quel tubo che scende dal tetto. E allo stesso tempo ho bisogno di avere un attacco di qui, perché vado a mettere questo qui che è un sacchetto del riso,
Questo è un vecchio sacchetto da riso, l'ho risvoltato, posso usare anche dei sacchetti di stoffa, quelli degli aspirapolveri per capirci. L'ho dovuto risvoltare perché in origine il sacchetto da riso è molto più lungo, no? Perché devo tenerlo più corto, perché altrimenti dal livello del tappo misurato mi rimarrebbe a bagno. Se mi rimane a bagno e mi è caduto dentro comunque il corpo estraneo, supponiamo che dal tetto abbia fatto tutto il percorso ed è arrivata fino a lì una lucertola. Se rimane in un filtro comunque a secco, è già una cosa. Se mi rimane lì in putrefazione in acqua, mi dà fastidio. Un'altra cosa che volevo dirvi è, se avete la fascetta lunga giusta o comunque la fascetta metallica da questa parte, quella metrica, quella da usare col cacciavite, evitate tutte le volte che dovete cambiare il filtro, lavarlo e fare, di dover tagliare la fascetta e perderla in questo caso. Io direi che possiamo anche provare a infilarlo nella parte dove si lavora, dove deve andare, e vediamo cosa fare. Allora mi sposto qua. Nel frattempo non vi ho detto una cosa che adesso vi devo raccontare. Questo è tappato, qua non lo metto il silicone perché devo poterlo togliere senza smontare tutto il coperchio. Questo, diciamo che io lo chiamerò il gruppo filtro, dove poi se voglio mettere anche la fascetta, come dicevo, quella col cacciavite, rimane più comodo anche sostituire il sacco, lavarlo o cambiarlo. Non è alta più di 20-22 cm perché altrimenti mi scende troppo e mi sta sempre in ammollo. Ora, in questa posizione, devo cercare di trovare la posizione adesso del mio canale. In questo caso mi sono fatto una doppia rete incrociata perché non ho una retina più fine, allora ho messo doppia questa della antigrandine e poi ho fatto questa garetta per far sì che la tenesse lì bene per poi poter andare a fascettare. Se avessi avuto le fascette di 5 cm più lunghe, e purtroppo non le indovini sempre quando le prendi. A vedere nel dettaglio ancora la cosa, abbiamo l'uscita, una T che mi dà la possibilità di avere un'ispezione del lato orizzontale o semi orizzontale, ma però io l'ho usato perché non avevo la curva 90 gradi che mi serviva di quella misura lì, poi magari posso anche cambiarla, non è un problema. Quella per far sì che non rigurgiti indietro appunto il canale, gli ho messo la curva con il filtrino che abbiamo visto con la doppia rete. Di qua stessa storia, curvo, vado dentro, abbiamo già visto che ho creato il filtro appunto della cisterna, il filtro a sacco. Adesso mi manca soltanto di fare
l'innesto qui per quando lo riempio dall'esterno, la chiamata l'abbiamo già vista col pescante, il filtro che però è in uscita. Se io dovessi, potrebbe funzionare anche al contrario, perché funziona comunque al contrario, però andrei a rilavare il filtro, insomma non so, il concetto che posso anche eventualmente, se decido di caricarlo dall'innesto laterale con l'ingiunto rapido, togliere un attimo la calza che c'è dentro, sciacquarla a parte e caricarmelo così. Io al momento penso di fare qualcosa qua per riempimento, che appoggio dentro la canna e lascio andare la pompa. Ora vado a prepararmi quel materiale che mi manca, finiamo il collegamento e poi devo attaccare la pompa per riempire di nuovo il vaso. Dunque, ho rimosso il coperchio per fare l'innesto di questo tubo di caricamento. Vi faccio vedere cosa ho combinato. Praticamente ho messo anche qui questo tubo che andava in appoggio, gli ho messo la fascetta sotto, ho bloccato la rete in modo tale che comunque non mi entri roba anche da questa parte, che vada lì la classica lucertola, perché qui è pieno. Poi il pescante l'abbiamo visto, che è con i due flessibili d'acciaio, abbiamo già visto nel passaggio prima. Poi io vado a richiudere il mio serbatoio. Ok, non è più chiuso perfetto come doveva essere una volta, però. E mettiamo questo qui, che è il gruppo filtro, quel filtro a sacco che vi dicevo prima, che mi permette chiaramente di essere smontato in questo modo, e questo si può andare a lavare, preparare, svuotare. Questo va qui in appoggio e questo va così. Da qua ho lo sfiato, che comunque avrei anche da lì. Là abbiamo visto che c'è quella curva che dicevo qua in alto, che però in principio, diciamo che inizialmente in realtà è stata messa perché non avevo la curva di partenza. Poi il fatto di avere comunque la tira orizzontale in quel modo mi permette di vedere se ci sono problemi sul percorso. Una cosa che adesso devo preparare la pompa e andare, chiaramente non è altissimo perché purtroppo la casetta è bassa, e qui per evitare magari di continuare a battere la testa bisogna evitare di passarci, mi sembra la cosa più logica. Allora, perché vi volevo raccontare questa cosa? Io nel frattempo vado ad attaccare la pompa e poi vi dico come abbiamo lavorato fino adesso e cos'è questa ventola che si sente partire ogni tanto. Non so se si sente comunque nel sottofondo del video, magari perché è un po' debole, perché ho l'inverter che fa raffreddamento, ho acceso il mio frigorifero portatile a inverter che fa funzionando anche lui da un po' di ore, ho usato il seghetto alternativo come avete visto prima quando tagliavo il coperchio, oggi ho caricato la batteria del mio abitatore in parte, non tutta, comunque lascerò poi sotto stanotte, e ho caricato la fotocamera che stiamo adoperando e adesso ci è attaccato il telefono. Tutte queste cose le ho fatte in off grid totale perché io sono a isola, sono isolato e ho solo 100 watt di pannello e 100 ampere di batteria. Questo per capire un attimino chi magari ha intenzione di fare una vita un po' così, un po' come la mia, e magari non vuole appunto avere, ecco, diciamo che bisogna fare delle grosse rinunce, bisogna avere comunque tutto calcolato, stare attenti a non sforare, a non esagerare. Però io oggi ho lavorato, addirittura mi sono permesso il lusso di tagliare il coperchio con seghetto alternativo. Non andava quello perché non volevo pregiudicare la carica, boh, lo tagliavo a mano, o il seghetto a batteria, ecco. Per cui diciamo che ci sono delle alternative e secondo me se uno ha la possibilità le può fare, insomma, può migliorare. Io se avessi delle condizioni economiche diverse potenzierei l'impianto fino a, appunto, di avere appunto anche le luci notturne, piuttosto che, premesso che a me non mi fanno impazzire le luci notturne perché a me piace, non piace l'inquinamento luminoso, per cui qui di notte è notte, non ci sono lampioni, non c'è niente che ti rompe le balle, e se rimani qua bip devo stare attento perché dopo me lo censurano.
Allora niente, praticamente adesso io faccio così, sposto la pompa, chiaramente anche la pompa è una pompa a 12 volte, una pompa come abbiamo già visto in altri video, la collego nella vasca esterna, quella da pescare sottoterra, perché anche l'altra grande, ho sentito che l'acqua fa schifo perché anche lì sarà finito dentro porcheria e dovrò nei prossimi giorni anche sistemare quella d'altra parte. Diciamo che per oggi questo lavoro mi soddisfa perché adesso ci sono delle condizioni igieniche leggermente diverse, chiaramente se piove mi lava il tetto, io dovrei deviarla, quindi essere qui nel momento in cui inizia a piovere, sganciare il canale e girarlo. Più avanti, con la dovuta calma e guardando anche i video che trovo in rete, che ho visto anche di qualche americano e altre persone in giro nel mondo, faccio un sistema di bypass in maniera tale che non debba più smontare niente e fare qualcosa di diverso, insomma, vediamo in che. Se a qualcuno di voi nel frattempo viene qualche idea, me la faccia sapere, me lo può scrivere qui sotto nei commenti e vediamo. Intanto facciamo così, tacco la pompa, facciamo l'ultimo pezzo finale per la pompa, se poi è venuto un video lungo siete liberi di schiacciare e di fermarlo, se invece vi piace aspettarlo fino alla fine vediamo come è andata a finire e i saluti finali. Io vado a prendere la pompa. Guardate che bella portata che ha quella pompetta là. Consumo zero, la sto caricando con la casetta, ecco una cosa che mi ho dimenticato di dirvi prima. Che ogni tanto negli intervalli, prima la portavo anche a casa, la attaccavo sotto la rete di casa col caricabatterie. Quando inizia la bella stagione che il sole rende e io ho usato poca energia nella casetta, mi metto sotto carica anche la batteria dell'impianto idrico, quindi quello dell'irrigazione dell'orto, piuttosto che questa pompetta volante che io adopero. Questo per dirvi che si può, anche facendo delle rinunce chiaramente, avere anche un off grid, quindi essere isolati da quello che sono i fastidi della bolletta, tanto per farla breve. Quindi acqua fu, chiaramente parliamo sempre di acqua immagazzinata, quindi di acqua piovana. Quella è una cisterna interrata che avrebbe comunque bisogno di un controllo anche quella, perché andrebbe fatto un bel invaso di raccolta, di filtraggio anche lì prima che caschi dentro, fare una specie di tombino filtrante, qualcosa del genere. Mi metterò prima o poi a fare anche quello, chiaramente non lo farò in piena estate sotto il sole, neanche in pieno freddo come l'inverno. Bisogna trovare una stagione mite perché mi permetta di fare questi lavoretti. Non dimentichiamoci che io a settembre finirò probabilmente sotto i ferri per il ginocchio, quindi ho la ferma, scusatemi, vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fino adesso. Io finisco di riempire il serbatoio, un indicatore di livello l'avrò quando esce acqua comunque dal caricamento, perché per vasi comunicanti comunque da lì uscirà dell'acqua e me ne rendo conto da lì. Vi ricordo sempre le solite cose, di cliccare sulla campanella per essere aggiornati, di iscrivervi al canale se vi piace, mi potete aiutare in questo modo, perché quando io riuscirò a riottenere le monetizzazioni guadagno qualche centesimo che poi posso spendere per fare i miei lavori in casetta, per andare avanti con il giardino, per fare nuovi progetti, nuove cose. Non chiedo come tanti altri Patreon piuttosto che altre cose, perché al momento non lo faccio. Però diciamo che in linea di massima anche un domani avere quei pochi centesimi che entravano dalle visualizzazioni, a me sicuramente che vivo con così poco, mi fanno comodo, insomma, alla fine. Finisco di fare i miei lavori, vi saluto e ci aggiorniamo poi prossimamente nei prossimi video. Dai.